si sia parlato ampiamente e si sia data ampia dimostrazione di inadeguatezza da parte di molti rispetto al metodo. Okay? Il metodo dice che ci vogliono dei documenti che sono propedeutici alla trattazione di un punto in commissione e in consiglio comunale. Questo documento non c'era. Okay? E non è la prima volta. Arriva dopo, arriva tardivamente. Consigliere Campana propone la sospensione, il presidente sospende il consiglio. Poi intervengono una serie di colleghi, consigliere Tigano, che è da più di 30 anni che è in questo consiglio comunale, interviene spiegando un certo tipo di difficoltà rispetto al metodo. La risposta è che Tigano si deve preparare di più e meglio. Immovilli dice le sue cose, ma parla a vanvera. Scarpinato, che ci ha parlato col cuore di una questione che è sua, non so se qualcuno di voi l'ha percepito, ma è una cosa che gli sta a cuore. Sono 10 anni che faccio l'amministratore con Scarpinato e so quanto tenga a questa cosa. Mi immagino che facendo il presidente della commissione servizi sociali qualcun altro l'avesse percepito. La realtà dei fatti è che è stato attaccato in una maniera violenta e nessuno si è preoccupato di cacciare fuori chi l'ha attaccato in quel modo. Chi ha attaccato la sua sensibilità è una cosa di buon senso che lui stava dicendo. Parla Brignone, lo sbattiamo fuori. E ricordo a tutti che un consigliere comunale che è eletto dai cittadini ha diritto a sedere dove è e ha diritto a parlare secondo i termini del regolamento. Attenzione, perché o il metodo vale per tutti o non vale per nessuno, e chi vota l'espulsione di un consigliere, siamo su una dichiarazione di voto, punto, sì, infatti siamo proprio sul punto, è proprio il metodo che non andava bene. Ho rispettato la mozione d'ordine prima, ma adesso mi lascia parlare però almeno su questo, perché sto parlando proprio del punto. Sì, però è evidente che un consigliere comunale deve poter esprimere il suo dissenso. Rispetto ai colori io posso dire molto anche su quello che ha detto il sindaco. Vedete, questa sera il sindaco ha dato una pessima dimostrazione di dialettica, pessima, perché tutto il nervosismo che è scaturito dal suo intervento è dovuto al fatto che il centrodestra va in giro a dire che vincerà le elezioni, cosa che lei ha detto nelle pieghe di quello che ha detto prima. Mi spieghi cosa c'entra? Non mi sta bene che venga insultato un consigliere comunale, perché un consigliere comunale non si insulta e non si impedisce a un consigliere di fare il suo dovere. E allora preferisco l'onestà dell'unico consigliere che ha votato per il rinvio questa sera, rendendosi conto che questo documento mancava, che si poteva integrare e se ne poteva discutere. Quindi lode al consigliere Brezza che ha votato per il rinvio insieme a noi. Questo è un metodo che da 4 anni sta flagellando questa città ed è ora che la finiamo di trattare il consigliere comunale. Ha superato tutti i tempi. Non funziona così. Non possiamo accettare questo stile. Il presidente deve opporsi a questo stile che non fa parte di una democrazia come dovrebbe essere la nostra. Quindi invito il presidente a smetterla di assecondare questo stile e a permettere alla sua parte tutte le volte di dire quello che vuole. Mi sembra che stavolta non sia la mia parte, come dice lei, ma Dio non ho una parte, è tutto lì. Allora, consigliere Di Gregorio. Consigliere